sincero coinvolgimento. Ringrazio Patrizia, che interverrà dopo di me, la collega e amica Patrizia Cordino, per averci voluto coinvolgere in questa iniziativa che abbiamo sostenuto con grande trasporto, perché per noi ovviamente il diritto di cronaca, la libertà di stampa, per noi sono, quando si parla di diritti, insomma, l'avvocatura è sempre lì in prima fila, abbiamo la presunzione di pensare che siamo baluardo di democrazia. E ritengo anche che condividiamo questo onore, questo onere con i giornalisti. Anche loro ovviamente sono frontman rispetto alle situazioni, alle criticità alle quali ci siamo purtroppo abituati ad assistere nel quotidiano. Per cui per noi patrocinare e sostenere questa iniziativa è venuto quasi conseguenziale. Mi piace anche dire che proprio nel corso di questo anno, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Ordine regionale dei giornalisti, abbiamo organizzato proprio un corso di formazione dedicato ad avvocati e giornalisti. Questo proprio a testimonianza del fatto che la sinergia tra queste due realtà, tra questi due mondi, sono importanti rispetto ai fenomeni sociali. Poi mi piace dire, con rispetto alla libertà di stampa, io mi piace fare un brevissimo cenno rispetto a un episodio molto lontano ma fortemente significativo. Nel 1947 il primo congresso nazionale forense tenutosi a Firenze nel primo dopoguerra è stato dedicato all'avvocato Enrico Bocci. Perché?